le informazioni su www.infoat.it, il nostro altro magazzino, ultramaratoneta di 65 anni con una protesi all'anca. Adesso, iniziamo dalla prima persona che è la nostra superstar, Aldo. Sei arrivato finalmente a Brescia, hai superato gli 800 km, partito il primo da Verona. Cosa ci vuoi raccontare? Ma è una città meravigliosa e siamo arrivati in un momento che c'è anche la partenza delle mille miglia delle macchine, e meglio di così proprio cascare. Meglio di così veramente non potevamo cascare. Ma adesso abbiamo il nostro presidente che ci vuole parlare del suo progetto. Grazie mille. Il nostro progetto è basato sull'aiuto di tutti i cittadini, di tutti gli imprenditori, perché il nostro obiettivo è aiutarli in quello che riguarda l'Italia, che è un argomento molto delicato in questo momento, sulle ipoteche giudiziarie, poter salvare tutte le persone. E quello che è l'usura bancaria, l'8%, e dove troviamo quasi circa l'80% sui casi usura bancaria, e riportare liquidità a questi imprenditori. Aldo sta percorrendo tutto il territorio nazionale per unire l'Italia e portare un valore aggiunto, perché vivere da campione vuol dire rialzarsi. Non bisogna pensare che una persona, un imprenditore, non si vede quando cade, ma un vero imprenditore si vede quando si rialza. E il nostro obiettivo è aiutare tutti i cittadini italiani. Noi ci siamo e vogliamo assolutamente aiutarli. Aldo sta correndo per tutti e vuole vincere e diventare tutti dei grandi campioni. Grazie mille. Bravo! Potete seguire non solo le gesta del nostro Aldo, che domenica sarà a Milano, qui tornerà anche quando faremo i traghetti, ovviamente avrà un tapirulan, perché anche con lo spazio, sempre in Italia, anche se male, lui veramente ce la farà, perché lui corre per unire l'Italia. Unire l'Italia sotto un'unica cosa, ovvero siamo italiani e siamo fieri di esserlo. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao ciao! Il guerriero vi aspetta. Ah già, è vero, il guerriero vi aspetta e tutti su con le mani. E tutti su con le mani!